Rassegna stampa di oggi 4 aprile 2018, cari amici, questa è la prima edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Di Maio propone un contratto di governo, dice il nostro primo interlocutore, il PD, poi la Lega senza Berlusconi. Il primo a fare una mossa alla vigilia delle consultazioni al Colle è stato il capo politico del Movimento 5 Stelle, che ha detto chiaramente di volersi rivolgersi innanzitutto ai democratici. A loro proporrà un piano alla tedesca con alcuni punti, tra cui anche conflitto di interessi, legge anticorruzione e reddito cittadinanza. In un secondo momento si valuterà l'accordo con il Carroccio, ma solo se dovesse mollare l'ex cavaliere. Il segretario Dem replica: vuole dividerci. YouTube, spari nel quartier generale, testimone dice era una donna, volevo uccidere il fidanzato. Un testimone ha detto di aver sentito esplodere una ventina di colpi. La signora sarebbe morta poco dopo, 4 feriti, di cui uno grave. IKEA ha respinto il ricorso della madre di un disabile licenziata a novembre, non ci fu discriminazione. Per il giudice che ha analizzato il ricorso, i comportamenti dell'ex dipendente che aveva denunciato l'imposizione di orari di turni non compatibili con quelli delle cure del figlio sono stati di gravità tali da ledere il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore e consentono l'adozione del provvedimento disciplinare espulsivo. La CGIL ha detto provvedimento ingiusto e non condivisibile. Francia, sciopero dei ferrovieri contro la riforma di Macron, trasporti paralizzati e scontri durante la manifestazione. La riforma voluta da Macron delle ferrovie francesi SNCF punta a una vasta revisione delle regole dei servizi ferroviari nell'Unione Europea, che spianerebbe la strada alla concorrenza nei settori nazionali del trasporto passeggeri. I sindacati hanno detto nessuna vergogna per aver paralizzato il paese. Tensione nel pomeriggio al corteo, scontri tra gendarmi e persone incappucciate. Il governo dice terremo duro. Eurocontrol, guasto al PC che gestisce voli europei, a rischio la regolarità del 50% dei viaggi, problemi fino a sera. Il problema, spiega l'agenzia europea, è stato identificato e sono in corso gli interventi opportuni, ma il recupero totale dovrebbe avvenire solo in serata. Nessun rischio per la sicurezza degli aerei in volo. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa e vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.